Secondo Waterman e Peters, in un'organizzazione aziendale bisogna tenere in considerazione sette importanti concetti che iniziano per S: struttura, strategia, sistemi, stile di gestione, skills, staff e shared values. La struttura di un'organizzazione è come è un'azienda, quindi come l'azienda è organizzata, il suo organigramma costituito da filiali, dipartimenti, responsabili e via dicendo. La strategia è l'obiettivo che l'azienda si pone di raggiungere e gli step con i quali vuole raggiungerlo. I sistemi sono le componenti presenti all'interno di un'azienda, come per esempio i processi, le infrastrutture, i sistemi informatici e via dicendo. Lo stile di gestione può essere anche definito cultura dell'azienda ed è la modalità di gestire la propria organizzazione sia internamente che esternamente. Possiamo trovare un'azienda orientata al cliente oppure un'azienda orientata al business. Possiamo trovare un'azienda più orientata alla quantità e un'altra più orientata alla qualità. Poi abbiamo le skills, che tradotto significa abilità, ossia tutte le competenze del singolo lavoratore. Poi abbiamo lo staff, costituito dai membri delle risorse umane, ed infine la shared values, ossia i valori condivisi che rappresentano il fulcro fondante dell'organizzazione, che guidano ogni azione svolta all'interno di essa.